Buongiorno, buon pomeriggio e buonasera. Oggi leggiamo e analizziamo insieme chiare, fresche e dolci acque. Prima però ricordatevi di lasciare un mi piace qui sotto, iscrivervi al canale e seguirmi anche su Instagram. Mi trovate come Diario di Charlotte. Chiare, fresche e dolci acque è una lirica, precisamente una canzone che fa parte del canzoniere. Noi abbiamo già dedicato una video lezione al canzoniere di Petrarca, che vi lascio qui sopra per un ripasso. Comunque sia, il canzoniere consta di 366 componimenti, di cui la maggior parte, precisamente 317, sono sonetti. Però vi sono anche delle canzoni, come per esempio la 126esima canzone, che è proprio chiare, fresche e dolci acque. Come sappiamo già, il canzoniere è diviso in due parti, rime in vita e rime in morte di Laura. E dal punto di vista della suddivisione di Petrarca, questa canzone farebbe parte delle rime in vita. Chiare, fresche e dolci acque, dicevamo, è la 126esima canzone del canzoniere, o Rerum Vulgarium Fragmenta, come sapete il titolo voluto da Petrarca. Dal punto di vista della datazione, però, c'è qualche incertezza. Abbiamo detto prima che dal punto di vista numerologico, quindi della suddivisione dell'opera, questa canzone fa parte delle rime in vita. Tuttavia, gli studiosi si dividono. Alcuni pensano che questa poesia sia stata scritta dopo la morte di Laura, poco dopo, anche se questa ipotesi pare piuttosto improbabile. Sembrano più probabili invece le ipotesi che, diciamo, considerano la scrittura di questa poesia tra il 1340 e il 1345. Per quanto riguarda il metro della canzone, noi qui parliamo proprio di canzone antica, detta anche canzone petrarchesca. Farò una video lezione dedicata proprio alla canzone, alla struttura della canzone. Comunque, per un ripasso, sappiamo che la canzone è composta da stanze. Di queste stanze noi abbiamo in questo caso la divisione tra fronte e sirma, che vedete qui esemplificata in questa rappresentazione. La fronte viene suddivisa in piedi che hanno una struttura che combacia tra di loro, come vedete anche qui, mentre la sirma può essere indivisa oppure suddivisa in volte. Tra la fronte e la sirma abbiamo un verso chiave, chiamato anche concatenatio. Le canzoni, inoltre, di endecasillabi e settenari di solito, vengono spesso concluse, soprattutto in questo periodo, con un congedo. Di solito il congedo consiste in un insieme di versi, due, tre, quattro versi, nei quali il poeta si rivolge direttamente alla canzone e vedremo anche qui il classico congedo. Come dicevamo, questa canzone, oltre ad essere celebre, è tra i componimenti più innovativi di Petrarca e al centro pone la stilizzazione di Laura, la donna amata, ma anche della natura stessa. Molto importante è il tema della memoria, che peraltro riemerge anche da delle scelte formali, stilistiche, del poeta, soprattutto sul piano temporale. In ogni caso, per quanto riguarda il tema della memoria, noi notiamo che il rapporto con Laura è difficile, è quasi impossibile nel tempo presente. Allora, che cosa fa Petrarca? Si rifugia nella dimensione del ricordo, nella dimensione del passato e della memoria, ma non solo, anche dell'immaginazione e del sogno per il futuro. Come vedete qui, il gioco dei piani temporali è esemplificato nelle varie stanze. Dicevamo che abbiamo cinque stanze in questo caso e nella prima stanza abbiamo una rievocazione, quindi al passato, di Laura. Nella seconda stanza invece il poeta si proietta verso il futuro e immagina una sorta di consolazione dopo la morte. Immagina di morire prima di Laura, sappiamo che non succederà. Così, anzi, il contrario.
La terza stanza è sempre dedicata al futuro, mentre la quarta e la quinta sono dedicate al passato e al ritorno proprio verso il ricordo di Laura, tant'è che tra la prima e la quarta stanza abbiamo proprio la continuazione dell'immagine che Petrarca ci stava offrendo. Chiare, fresche e dolci acque. Ma le acque di cui parla Petrarca possono essere localizzate? Sì. Parliamo della Val Chiusa e probabilmente delle acque del fiume Sorga. Ci ricordiamo che Petrarca era solito rifugiarsi proprio in Val Chiusa. Vi spiego come procederemo ora. Vedremo le varie stanze, le leggeremo, faremo la parafrasi, l'analisi delle figure retoriche di ogni stanza e poi un commento per ogni stanza. Ora vediamo quindi la prima stanza, dunque i versi dal primo al tredicesimo. Chiare, fresche e dolci acque, ove le belle membra pose colei che sola a me par donna. Gentil ramo, ove piacque, con sospir mi rimembra, a lei di fare al bel fianco colonna. Erba e fior che la gonna leggiadra ricoverse, con angelico seno, aer sacro, sereno, ove amor coi begli occhi il cor m'aperse. Date udienza insieme alle dolenti mie parole estreme. Innanzitutto, come notate, io non leggo let, perché in questo caso non va letto. È una scelta, diciamo, stilistica del Petrarca di utilizzare la congiunzione latina et. Quindi noi la leggeremo come e. O acque, limpide, fresche e care nella mia memoria, quindi dolci, nelle quali Laura immerse il suo bel corpo. Notate già qui, ve le ho sottolineate, l'utilizzo del termine, quindi dell'aggettivo bello, belle membra, bel fianco, begli occhi. Colei, Laura, che a me sembra l'unica degna di essere definita signora. Anche qui donna è inteso come domina, quindi come mia signora, padrona del mio cuore. Nobile tronco, dove quindi lei ebbe piacere, ne sospiro ancora al ricordo, di appoggiare il bel fianco, quindi come si fa con una colonna. O erba e fiori che la gonna elegante, la gonna leggiadra, con il suo angelico lembo ricoprì. Anche qui, per quanto riguarda il lembo o il seno, poi ne parleremo, va da dire che seno può essere inteso sia come il seno, cioè la parte anatomica femminile, che come il sinus, ovvero il lembo della veste. Dipende dalla critica. O aria del cielo, serena, limpida e resa sacra dalla presenza di Laura, dove amore, grazie agli occhi di lei, mi aprì il cuore. Ascoltate tutti le mie dolorose ultime parole. Vediamo ora le figure retoriche. Dal punto di vista ritmico notiamo molti enjambements tra il secondo verso e il terzo, tra il settimo e l'ottavo, tra il dodicesimo e il tredicesimo abbiamo delle spezzature dei versi. Ancora, la poesia inizia con una vera e propria sinestesia. La sinestesia è una figura retorica che prevede l'accostamento di termini che attingono a sfere sensoriali diverse. In questo caso abbiamo chiare, fresche e dolci acque. Ancora, troviamo delle anastrofi. Ove le belle membra pose, la gonna leggiadra ricoverse. E delle perifrasi. Una perifrasi può essere resa, dal punto di vista del significato, come un girare attorno a qualcosa. Quindi, colei che sola a me par donna. Stiamo dicendo Laura, ma stiamo descrivendo Laura utilizzando un giro di parole. A lei di fare al bel fianco colonna. Anche qui stiamo esprimendo un'azione con un giro di parole. Gentil ramo può essere considerata una sineddoche perché probabilmente Laura con il suo corpo si sta appoggiando a una pianta, a un tronco di una pianta.
Genti, ramo allo stesso tempo è anche una metafora, naturalmente il ramo non può essere gentile neanche con l'accezione che questo termine ha per il dolce stil novo, per esempio, e il corma perse, naturalmente, è metaforico. Ove amor coi begli occhi abbiamo una personificazione, una prosopopea. In questa prima stanza quindi troviamo l'invocazione del poeta che chiede alla natura di ascoltarlo. Dice: date udienza a me e ascoltate le mie parole, estreme, dolenti. La natura dunque è personificata, anche amor stesso, e il paesaggio della Val Chiusa è filtrato dalla memoria del poeta, quindi è un paesaggio astratto, non concreto, idealizzato come un locus amenus, e questo paesaggio è rievocato nel ricordo, perché il presente del poeta non è piacevole come il passato, bensì è doloroso. In questo contesto troviamo la visione di Laura. La donna è stilizzata e appare proprio nei ricordi di Petrarca. Come vi dicevo, la questione del seno. Per alcuni critici il seno è il lembo della veste. D'altra parte però Petrarca ha parlato, ha già utilizzato il termine seno con l'accezione anatomica in altri sonetti. Infatti, secondo il critico Luperini, si tratta di un inutile tentativo di censura, quello di utilizzare il termine lembo piuttosto che considerare proprio la parte anatomica femminile. Vediamo ora la seconda stanza, quindi dal 14° verso al 26°. Se egli è pur mio destino e il cielo in ciò s'adopra, ch'amor questi occhi lagrimando chiuda, qualche grazia il meschino corpo fra voi ricopra, e torni l'alma al proprio albergo ignuda. La morte fia men cruda, se questa spene porto a quel dubbioso passo, che lo spirito lasso non poria mai in più riposato porto, né in più tranquilla fossa fuggir la carne travagliata e l'ossa. Anche qui iniziamo con un egli, che è un soggetto impersonale, in questo caso è pleonastico, cioè una ripetizione. Quindi possiamo renderlo come: se è proprio il mio destino, in questo caso pur è inteso come proprio, e il cielo si adopera perché ciò avvenga, perché ciò accada, che amore chiuda, quindi anche qui l'amore personificato, questi occhi piangenti. In questo caso il gerundio, lagrimando, va reso come un participio passato riferito agli occhi. Una qualche grazia divina faccia in modo che il mio misero corpo, meschino corpo, povero corpo, sia sepolto tra voi intese, tra voi piante, tra voi elementi della natura. E l'anima, priva del corpo, quindi l'anima nuda, ignuda, torni al cielo, la sua vera sede, albergo. Anche qui poi vedremo la concezione proprio medievale dell'anima e della differenza tra materiale e immateriale. La morte sarà meno dolorosa, meno cruda, se porterò con me questa speranza, in quel momento temuto, dubbioso passo, è il momento temuto, poiché lo spirito, ormai sfiancato, ormai stanco, non potrebbe in un porto più sicuro, né in una tomba, quindi in una fossa più tranquilla, separarsi per sempre dalle ossa e dalla carne consumata. Vediamo le figure retoriche, qui prevalentemente abbiamo degli enjambements, come vedete, tra il verso 17°, il 18°, 21°, 22°, 23°, 24°, 25°, 26°, e diverse anastrofi. Quindi dal punto di vista retorico notiamo però anche una contrapposizione importante tra l'elemento dello spirito, lasso, stancato, e la carne consumata.
questa è una stanza dove troviamo non più il tempo passato, bensì il futuro. Infatti Petrarca utilizza se, utilizza il condizionale, utilizza il congiuntivo e utilizza anche proprio il futuro semplice. Quindi sono delle sue suggestioni, sono delle ipotesi, delle possibilità sulla sua morte. Abbiamo detto che Petrarca spera di morire prima di Laura e che Laura poi vada sulla sua tomba. Il fatto che Petrarca muoia non è tanto una volontà di lui, quindi del poeta, quanto una volontà d'amore che lo tormenta. Vorrebbe però essere seppellito in quella valle dove ci sono le fresche e dolci acque. Perché? Perché in questo modo potrebbe trovare una sorta di sollievo dopo questa vita così di afflizioni e di sofferenze. Perché vi dicevo la morte vista come un dubbioso passo, vista come un elemento temuto? Perché Petrarca, così come Dante abbiamo detto, hanno una mentalità medievale e l'uomo medievale vede la morte come qualcosa di temuto. Perché? Perché non sa che fine farà, quindi non sa se andrà all'inferno o andrà al paradiso. Ha paura della morte l'uomo medievale. Sapete che poi il purgatorio sarà un'invenzione proprio medievale per, in un certo senso, cercare di trovare un ponte tra queste due dimensioni così antitetiche tra loro. Quindi lui non conosce il suo destino. La sua anima andrà all'inferno o andrà al paradiso? Se lo chiede, quindi lo teme. Inoltre emerge l'idea del materiale contrapposto all'immateriale, nel senso che l'anima lascia il suo corpo, la carne consumata, e poi nuda, quindi pura anche, torna alla sua sede. La parola albergo in questo caso viene dal gotico aribergo e viene proprio usata come rifugio, come ricovero dal punto di vista letterario. Vediamo ora la terza stanza, quindi dal verso 27 al 39. Tempo verrà ancor forse che all'usato soggiorno torni la fera bella e mansueta e la vella mi scorse nel benedetto giorno, volga la vista disiosa e lieta cercandomi e, o pieta, già terra in fra le pietre vedendo, amor l'inspiri in guisa che sospiri. Sì dolcemente che mercè mi impetre e faccia forza al cielo, asciugandosi gli occhi col bel velo. Verrà forse un tempo in cui tornerà Laura. Infatti questa è una perifrasi. Laura viene definita proprio un magnifico e docile animale, non una fiera. In questo luogo da lei abitualmente frequentato, usato luogo. E volgerà lo sguardo, sereno e desideroso, cercandomi, là dove mi scorse in quel giorno benedetto, per vedere se ci sono. E, oh visione dolorosa, riconoscendomi come già parte della terra fra i sassi, perché Petrarca è morto, amore la ispiri, in modo che sospiri di languore, così dolcemente, da ottenere misericordia. Per me, e convincere persino Dio che lo osserverà asciugarsi gli occhi col bel velo. Come vedete, in questa stanza noi troviamo diversi enjambements al verso 28°-29°, al verso 30°-31°, al verso 34°-36°. Abbiamo l'anastrofe tempo verrà ancor forse. L'iperbato calusato soggiorno, torni la fera, bella e mansueta. La perifrasi, come vi anticipavo, il giro di parole, perché la fera bella e mansueta altri non è se non Laura. Abbiamo anche un ossimoro però, perché può essere una fiera selvaggia, bella e mansueta. Abbiamo dei termini che sono in opposizione tra di loro. Troviamo inoltre l'endiadi, vista disiosa e lieta, dove esprimiamo due concetti, lo stesso concetto di fatto, con due termini diversi. L'esclamazione, la paronomasia,
tra pietà e pietre, e la personificazione o prosopopea, amor d'inspiri, in guisa al modo che sospiri, facendo in modo che sospiri. In questa stanza noi abbiamo un sogno di Petrarca. Lui immagina, sogna che Laura torni in quei luoghi che lei frequentava abitualmente e la paragona proprio ad una fiera, bella e mansueta. Addirittura ricorda il giorno del loro incontro come un giorno benedetto. L'idea del giorno benedetto, del giorno dell'incontro con tra Laura e Petrarca è presente in tutta la composizione proprio del canzoniere stesso. Petrarca sogna proprio che Laura pianga sulla sua tomba e che Dio abbia misericordia di lui proprio grazie all'intervento di Laura. Vediamo ora la quarta stanza, dal verso 40° al 52°, la stanza potremmo dire del trionfo. Dai bei rami scendea, dolce nella memoria, una pioggia di fior sovra il suo grembo. E ella si sedea, umile in tanta gloria, coverta già dell'amoroso nembo. Qual fior cadea sul lembo, qual sulle trecce bionde, coro forbito e perle, eran quel dì a vederle. Qual si posava in terra e qual sull'onde, qual con un vago errore, girando, pare a dir qui regna amore. Dai bei rami, quindi dai rami rigogliosi, scendeva, pensiero dolce da ricordare, una pioggia soave di fiori sopra il suo grembo. E lei stava seduta, in modo umile, tra tanta gloria, già ricoperta da questa nuvola, da questa nube di fiori, amoroso nembo. Qualche fiore si posava sul lembo della veste, qualche altro sulle trecce bionde, che quel giorno, a vederle, erano quasi oro forbito, oro lucente e perle. Qualche altro si posava in terra e qualche altro sull'acqua, galleggiava probabilmente. Qualche altro volteggiando, anche qui errare con un vago errore, si intende proprio l'errore etimologico, nel senso che la parola errore vuol dire anche giro tortuoso e quindi volteggia nell'aria. Pareva dire qui regna amore. Anche qui troviamo diverse spezzature del verso, tra il 43° e il 44°, tra il 48° e il 49°, tra il 51° e il 52°. Ne abbiamo l'iperbato. Dai bei rami scendea, dolce nella memoria, una pioggia di fior sopra il suo grembo. Troviamo anche un'antitesi, perché umile in tanta gloria, naturalmente esprime due concetti antitetici tra di loro. La personificazione, la prosopopea, continua anche qui, sia per quanto riguarda il nembo, che è amoroso, sia per quanto riguarda il fatto che amore regni. Troviamo l'anafora, qual, dal verso 46° in poi, la geminazio, qual si posava in terra e qual sull'onde, e la metafora, coro forbito e perle. Quindi dalla prima stanza noi torniamo alla quarta e Laura si è appoggiata, ci ricordiamo, no? Sulla pianta, sul tronco, e scende su di lei una pioggia di fiori. Questa è una caduta naturale ed è un omaggio della natura. Troviamo inoltre la metafora coro forbito e perle. Quindi le trecce di Laura sembrano d'oro lucente. E sembrano anche avere delle perle, quindi ricordano questi fiori delle perle tra i capelli, un po' delle acconciature
dell'epoca. Il termine forbito in questo caso noi spesso lo conosciamo per indicare, lo usiamo per indicare, oh ma che lessico forbito hai, però da questo punto di vista etimologico la parola forbito viene dal francone forbion, che significa pulire le armi, quindi quando noi puliamo le armi diventano molto lucide, lustrate. E il verbo forbire significa pulire, ma anche proprio lustrare. Quindi in questo caso, oro forbito è oro lucente, oro lucido. Vediamo ora l'ultima stanza e poi il congedo. La quinta stanza va dal verso 53 al verso 65. Quante volte dissi io, allor pieno di spavento, costei per fermo, nacque in paradiso, così carco d'oblio, il divin portamento e il volto e le parole, il dolce riso, m'aveano e si diviso dall'immagine vera, chi dicea sospirando, qui come venni io o quando, credendo di essere in ciel, non la dov'era. Da indi in qua mi piace questa erba, sì ch'altrove non ho pace. Quante volte dissi, pieno di spavento, a tale vista, costei, di certo, per fermo, nacque in paradiso. Mi avevano colmato di oblio il suo portamento divino, il volto, le sue parole, il suo dolce sorriso. E tanto mi avevano estraniato, diviso, dalla sua immagine reale, che mi chiedevo, sospirando, come sono arrivato qui e quando? Credendo di essere in paradiso, non là dov'ero. Da allora amo questo luogo, erba naturalmente è un asineddoche, al punto che altrove non ho pace. Anche qui notiamo diversi enjambements tra il verso 53 e il verso 54, tra il verso 64 e il verso 65, troviamo un'enumerazione per polisindeto e il volto e le parole e il dolce suono. L'iperbato, ma aveano e si diviso dall'immagine vera, e la sineddo che è questa erba. Petrarca, quando vede Laura, assiste dunque ad una sorta di visione, perché la donna sembra provenire dal paradiso. Però attenzione, una visione diversa rispetto a quella dantesca. Qui abbiamo una sorta di visione, ma di sogno, potremmo dire. Petrarca è sconvolto da ciò che vede e si sente smarrito, non sa dov'è. Da quel momento in poi Petrarca ama quell'erba, quindi ama quel luogo in cui si trova. La stanza, come notate, termina con l'uso del presente, che diciamo ci serve anche come raccordo per il congedo finale, dove negli ultimi versi Petrarca si rivolge alla canzone e le dice: se tu avessi ornamenti, quanta hai voglia, vorresti arditamente uscir del bosco e gir in fra la gente. Quindi si rivolge alla canzone e le dice: oh canzone, se tu avessi tanti pregi, tanti ornamenti, quanti ne vorresti, potresti arditamente, quindi senza indugio, senza timidezza, uscire da questo paesaggio idilliaco e andare tra la gente. Troviamo un'antifrasi di fatto al 66esimo verso, perché la canzone, pensata come l'ha pensata e ideata Petrarca, possiede tutte le virtù che le permettono di andare in giro tra la gente. E quindi può uscire da questo paesaggio idilliaco e andare tra la gente e portare il verbo d'amore. Tirando le somme per quanto riguarda questa canzone, troviamo tre aspetti sui quali possiamo soffermarci ancora. Il tema della donna e della natura, correlato alla tradizione della visione della donna nel dolce stil novo, e gli aspetti formali che abbiamo già visto in parte. La figura femminile, abbiamo detto che non è concreta, ma è una figura stilizzata, così come la natura. Infatti noi abbiamo degli elementi convenzionali, il bel fianco, i begli occhi, i bei capelli e anche la natura. La natura viene sì descritta, però in modo indefinito, astratto, ineffabile.
Allo stesso tempo, la donna ha delle caratteristiche dello stile nuovo, ma lo sappiamo che Laura supera i concetti dello stile nuovo. Infatti, è una donna non soltanto angelicata, ma è una donna anche sensuale, una donna vera che ha una sua psicologia, e questo si vede anche in tante liriche del canzoniere. Anche qui la donna è mediatrice tra l'uomo e il cielo, però dal punto di vista metaforico, perché Petrarca sogna questa immagine. Laura, piuttosto, è una bella donna oggetto di un desiderio anche sensuale da parte del poeta, e anche per questo Petrarca tutta la vita soffre per questo sentimento che lui prova, che non è così alto e così elevato. Dal punto di vista delle scelte formali emerge l'unilinguismo, nel senso che Petrarca, a differenza di Dante, che ha uno stile che viene definito appunto caratterizzato da un plurilinguismo, Petrarca invece utilizza un lessico selezionatissimo, ricercato, però allo stesso tempo di termini convenzionali, spesso. E Gianfranco Contini, il critico, ha proprio definito la scelta del Petrarca un unilinguismo. Notiamo in questa lirica anche proporzioni perfette, simmetrie. Se notate, adesso vi ripropongo la prima stanza, noi abbiamo tre versi dedicati ad ogni elemento naturale, a parte per quanto riguarda l'aria sacra. No? Il sereno, lì non abbiamo tre versi, però notate che alle dolci acque sono dedicati tre versi, al gentil ramo sono dedicati tre versi, all'erba e ai fiori sono dedicati tre versi, quindi anche questa è una simmetria molto ricercata dal poeta. Dunque possiamo dire che Chiare, fresche e dolci acque è la canzone petrarchesca per eccellenza, oltre che una canzone molto innovativa. Spero che questa video lezione vi sia piaciuta. Al prossimo video!